Ecco, allora, in questo senso dire che la sussidiarietà, come esiste una sussidiarietà in politica, per cui due ambiti ben distinti e devono essere tenuti distinti. Noi non siamo, la visione occidentale ebraico-cristiana non è per la Sharia, cioè per far sì che il Corano diventi la carta costituzionale dello Stato e il codice di diritto canonico sia il codice di diritto civile penale. Sono distinti. Però al tempo stesso non possiamo ignorare che unico è il soggetto. E laddove lo Stato non può arrivare, laddove ci deve essere questo aspetto umano che fa riferimento a ideali ulteriori, che non sono più i meri ideali di una giustizia sociale propria dello Stato. Questa era la prima fondamentale considerazione che volevo fare attorno alla categoria sussidiarietà, la seconda non la faccio, ma semplicemente cito una testimonianza della Centesimus Annus di Giovanni Paolo II che notate bene, 1991, notate bene come presenta la funzione della sussidiarietà. È interessante la modalità. Una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, capite, religione politica, privandola delle sue competenze. Punto. Questo è il primo principio della distinzione. Non deve interferire, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella di altre componenti sociali in vista del bene comune. Vedete, deve aiutarla. Sapete che la parola sussidiarietà nasce dal latino subsidium, subsidia, che voleva dire in latino, nel latino classico, le truppe ausiliarie, quali subentravano solo in caso di difficoltà grave dell'esercito fondante. Costitutivo. Primo, dicevo concretamente, primo tema è il tema della sussidiarietà. Secondo tema che io propongo per sussidiarietà che abbiamo descritto attraverso questo rimando a questa frase di Cristo. Distinzione, ma non separatezza. Per cui legittimità a un benessere che viene assicurato prima di tutto dallo Stato, la necessità che ci sia anche quel dare a Dio che viene, nasce dal volontariato, nasce dalle forme, nasce anche dalla vicinanza, semplicemente dalla famiglia, da tutte le strutture umane che esistono. Secondo, e qui io direi la moralità, ritorniamo ancora alla parola moralità, nel dare e nel ricevere. La moralità. Proviamo un po' allora a esemplificare come questa moralità può esercitarsi. Faremo solo esempi molto semplici, con questi mi avvio alla conclusione. Prima di tutto, una moralità nel dare e nel ricevere è la lotta contro la corruzione e contro lo spreco, cioè la consapevolezza che il dono che noi abbiamo, le realtà che noi abbiamo, sono destinate a tutti. Voi sapete che nell'interno della cultura occidentale, una delle categorie fondamentali che poi è stata opportunamente corretta da un'altra categoria è quella della destinazione universale dei beni. I beni non sono di proprietà privata. Poi diremo anche che la proprietà privata è una delle vie per tentare di. È un po' lo stesso discorso sul governo di uno Stato, di una nazione e la democrazia. Non sono sinonimi. La democrazia è una delle vie che si ritengono migliori per poter. Ma non sono il dogma. Il dogma è che l'umanità è una comunità che ha bisogno di avere relazioni. Questo è il dogma, se si vuole. Così il dogma fondamentale è la destinazione universale dei beni. Ecco, questa tesi, che è fondante, fa sì che sia necessario in tutti i modi di far sì che questa destinazione sia condotta in maniera rigorosa. Non sia condotta attraverso l'abuso,
attraverso lo spreco, appunto, attraverso la corruzione. E qui abbiamo, tutti possono, io vorrei leggervi ora un testo, perché mi piacerebbe far sì che questo testo, indovinaste chi l'ha scritto e quando è stato scritto, perché è proprio sul tema della destinazione universale dei beni. Sentite, la terra è stata creata come un bene comune per tutti, per i ricchi e per i poveri. Perché, o ricchi, allora vi arrogate un diritto esclusivo sul suolo? Quando aiuti il povero, tu non gli dai del tuo, ma gli rendi il suo. Infatti, la proprietà comune che è stata data in uso a tutti, tu solo la usi. La terra è di tutti, non soltanto di alcuni. Dunque, quando aiuti il povero, tu restituisci il dovuto, non elargisci il non dovuto. Siamo IV secolo, pensate, e questo che scriveva queste cose era Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, alto funzionario dello Stato nella sua carriera, nel suo pedigree, era stato governatore di Treveri. Quindi, vedete, questa sensibilità a riconoscere, e proprio perché la destinazione universale, tu quindi non giochi su una realtà tua, giochi su una realtà che appartiene a tutti, ecco perché ogni violazione, corruzione, è veramente un grande colpo inferto alla grandezza della destinazione universale dei beni, questa sorta di grande tavola che dovrebbe essere imbandita per tutti. Questo era il primo esempio che volevo. Un secondo esempio, sempre per la moralità nel dare e nel ricevere, è l'educazione al dare e al ricevere. Al dare e a ricevere. Ecco, qui noi sappiamo che in questo ambito c'è una gamma sterminata di violazioni nel dare e nel ricevere, che sono compito poi di studio da parte vostra, da parte anche degli sociologi, sono fenomeni che voi conoscete.